Hola a todos e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Io spero che stiate avendo una splendida settimana. Nel video di oggi andiamo a creare insieme, avrei voluto dire 5, ma saranno 4 progetti fai da te. Il quinto l'ho provato ma è stato un gran fallimento, quindi ecco, saranno 4. E sono tutti super semplici, economici e veloci. Sono una grande idea per abbellire la casa, per fare delle attività con dei bimbi, se ne avete, o potete prendere spunto per utilizzarli anche come idee. In programma abbiamo una decorazione per gli sportelli della cucina che ho visto su internet, mi è piaciuta tantissimo, degli alberini che se volete si illuminano, delle ghirlande di quelle estese per decorare mobili, finestre, parti della casa e delle piccole decorazioni per l'albero di Natale piuttosto che le calze della Befana, quello vedete voi. Ne avevo un quinto come vi dicevo ma non è andato a buon fine, quindi ci concentreremo su loro 4. Alla fine del video, se volete, fatemi sapere nei commenti qui sotto quali di questi progetti è quello che vi è piaciuto di più e se vi piacerebbe ricrearne qualcuno. Quindi, senza ulteriori indugi, cominciamo subito con il primo progetto fai da te, che è quello per abbellire la nostra cucina. Per il nostro primo fai da te in realtà avremo bisogno solo di un fiocco, un nastro, io ho preso questo rosso con delle stelline, non so se si vede bene in camera, e un paio di forbici e dello scotch, semplicissimo. E quello che andiamo a fare è andare a scegliere uno o più sportelli, quello che volete, io ho scelto questo e adesso lo andiamo a decorare. Quello che vado a fare è semplicemente tendere il mio nastro e poi lo vado a fissare sul retro con un pezzettino di scotch. Ora andiamo a fare la stessa cosa ma in orizzontale. Dietro, come potete vedere, ho messo giusto qualche pezzettino di scotch ma non si vede neanche, quindi perfetto. Ora andiamo ad attaccare il nostro fiocco centralmente, potete usare anche un pezzettino di scotch se volete, io preferisco tagliare un pezzettino di questo spago solo perché mi dà la sensazione che sia un pochino più stabile. E il nostro primo DIY è finito. Semplice, carino, velocissimo. Quindi ecco, come avete visto, è super semplice, veloce e fa veramente una grande figura. Quindi questo, se posso consigliarvi, sì, provatelo. Il costo è bassissimo, ci è costato 1 euro di nastro rosso e 1 euro del fiocco che abbiamo messo davanti. Il secondo progetto fai da te che andiamo a vedere è quello che porta via un pochino più di tempo. Vi consiglio di considerare 24 ore più o meno. Se avete i termosifoni accesi con 2 o 3 ore, secondo me sono già pronti. E sono degli alberelli fatti di spago o lana, questo vedete voi quello che preferite. Sono davvero carini e danno un tocco natalizio semplice, ma fanno veramente tanta figura. Per questo secondo fai da te invece avremo bisogno di uno o più cartoncini, dipende quanti alberelli volete fare, della colla Vinavil con un pennello per non sporcarsi le mani, della pellicola da cucina, una pistolina di colla a caldo, forbici come dice Leon, un gomitolo di lana o dello spago, usate quello che preferite, io ho preso questi due, delle lucine, queste piccoline ma sono opzionali, vedete se vi piacciono con il risultato finale. E poi qui ho delle decorazioni miste, adesso vedrò in corso d'opera quale vado a mettere. Quindi come primissima cosa, con il nostro cartoncino andiamo a creare un cono. Thank you.
pronti i miei due coni, ho fatto due altezze diverse. Quello che vado a fare adesso li vado a ricoprire con la pellicola. Adesso che ho i miei due coni coperti con la pellicola, li vado a dipingere con la colla e mi prendo anche questo pezzetto di cartone che avevo per non sporcare il bancone. Siamo al giorno dopo, li ho lasciati seccare la notte, quindi adesso sono appunto belli asciutti e possiamo procedere con la decorazione. Per il terzo progetto invece andiamo a creare delle ghirlande, sono quelle estese che appunto possono essere usate per abbellire mobili, finestre, quello lo decidete voi. E avevo pensato di farne due perché sono abbastanza semplici. Una è con delle nappine mentre l'altra è con dei fiocchi di neve in legno. E avremo bisogno di, per la prima ghirlanda, di queste perline di legno, gomitoli di lana, vedete voi quanti e di che colori vi piacciono, potete anche farlo solo con uno. Un pezzetto di cartoncino, io questo l'ho fatto di 9 cm, la larghezza qui non è importante. Un paio di forbici e dello spago. Per la seconda ghirlanda invece avremo bisogno di sempre dello spago, alcune decorazioni di legno, queste le ho trovate su Temu se non sbaglio, sono dei fiocchi di neve in due versioni e sempre un paio di forbici. Per la prima ghirlanda vado a prendere il mio cartoncino, taglio due pezzettini così di lana, uno lo metto da parte e poi questo lo metto qui in alto, prendo questa parte così lasciando che avanzi un pezzettino, dopodiché lo vado a rigirare per, io ho scelto di farlo 25 volte, quindi 3 taglio e faccio un nodo nella parte superiore. Lo tengo bene e vado a tagliare la base. Chiudo bene al centro, io faccio 3 nodi per essere sicura e lo rigiro di modo che il nodo rimanga interno. Così. Con l'altro pezzettino di lana che avevo tagliato lo vado a posizionare qui e stringo per fargli proprio una testina. Faccio anche qui 3 nodi e abbiamo ottenuto una nappina. Gli vado solo a tagliare un pochino la parte in basso per farla
un pochino più pari. Ed ecco qui la nostra nappina. E di queste ne realizzate quante volete, dipendendo quanto volete lunga la vostra ghirlanda. Io ne vado a fare 10 bianche e 10 verdi. A questo punto vado a prendere il mio spago, apro le mie perline e comincio ad infilare lo spago dentro le nappine, alternando e facendo una verde, una perlina, una bianca, una perlina e così via. Io ho legato lo spago a un pezzettino di fil di ferro per aiutarmi a farlo entrare meglio, perché non ho l'ago da lana. E questa è la nostra seconda ghirlanda, se così si può chiamare. Quindi adesso che le abbiamo tutte e due, io quello che penso andremo a fare in realtà, ora le sistemo un pochino, però sarà semplicemente sovrapporle, perché questa la vedo bella piena, questa è molto più minimal, quindi mi piace anche l'idea di metterle insieme, magari su due livelli separati. Voi che ne pensate? C'è veramente tanta luce dietro di me, spero che mi vediate bene. Qui su questa mensola avevamo questa, ma penso che la sposterò sulla libreria che abbiamo in sala, perché mi piace di più come abbinamento di colori. E qui invece vado a mettere le nostre due ghirlande finite. Devo dire che le nappine sono la parte che ha portato via un pochino più di tempo, ma una volta che uno ha fatto la prima e ha capito il meccanismo, le altre sono velocissime da fare e io le ho fatte mentre guardavo un film natalizio, quindi perfetto, mi sono molto rilassata, devo dire. Il quarto progetto è stato il mio fiasco ed è questa stella che volevo fare mettendo dello spago intorno, ma devo avere sbagliato qualcosa perché non è proprio venuta e quindi questo è stato il mio piccolo fallimento con il fai da te. Però il quinto progetto è andato molto molto bene e ho realizzato delle decorazioni per l'albero di Natale o per le calze della Befana, quello poi vedete voi, con le nostre iniziali, ma potete benissimo scegliere voi la forma che preferite, potete fare una stella piuttosto che la sagoma di un albero di Natale, quello vedete voi cosa vi piace di più. Quindi ecco, ho realizzato la C, la J e la L e poi ho fatto anche una quarta iniziale per il nostro bimbo che sta arrivando, ma perché ancora non abbiamo condiviso il nome, quella la metto da parte e la utilizzeremo poi il prossimo anno. Per il prossimo fai da te avremo bisogno di un lapis, un cartoncino fino tipo questo dei cereali, io avevo questo del muesli, dello spago, cordoncino, lana, quello che volete, io ho scelto l'oro, un paio di forbici e della colla a caldo. Vado a disegnare una sagoma, io ho scelto una C di Chiara e me la vado a ritagliare. Come colori ho scelto di abbinare questi tre insieme, sono viola, rosa scuro e rosa chiaro, tanto che sono i colori che avrei scelto da piccola. Metto una puntina di colla a caldo, li vado a fissare e appena si è asciugata comincio ad arrotolare. Via via, se vi sentite più sicuri, potete fissare con un altro pochino di colla a caldo, eh. Non deve essere preciso, fatelo solo dello stesso spessore, ecco. Una volta che la nostra lettera è finita, vado solo a tagliare un pezzettino di spago e me lo vado a fissare sul retro con un puntino di colla a caldo. Queste sono anche molto carine sia per essere regalate, sia da appendere all'albero, sia da mettere sulle calze della Befana per differenziare i vari membri della famiglia.
questi sono stati tutti i nostri progetti fai da te per questo video. Devo dire che mi sono piaciuti tutti molto, a parte il mio piccolo fallimento, e sono stati molto rilassanti. Non so perché, ma il fai da te veramente è una cosa che mi fa staccare la testa dalla vita di tutti i giorni, e in quel momento sono proprio tranquilla, me la godo. Fatemi sapere se volete nei commenti quale di questi progetti è quello che vi è piaciuto di più, o se avete intenzione di provarne qualcuno. E io direi che questo conclude il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se volete date un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per nuovi video ogni settimana, e noi ci vediamo tra pochissimi giorni con un altro video. Ciao!